Ok, partiamo subito con la sigla del canale. Eccola! CSM è sicuramente la sigla di Che si manga, ma anche Consiglio Superiore della Magistratura, Centro di Sanità Mentale, ma anche Chainsaw Man. Ok, parliamo di Chainsaw Man, ma prima lo sponsor del canale. Pesca. Vorresti bere acqua che sa di pesca, ma non ti va proprio l'idea di spremerci dentro la pesca? Nessun problema. Infatti, come ormai saprai, il gusto della pesca non si sente con la lingua, ma praticamente con l'olfatto. Quindi ti basterà bere acqua normale mentre annusi una pesca. Pesca! Dicevamo Chainsaw Man, disegnato, scritto e credo anche letto da Tatsuki Fujimoto, autore nato il 10 ottobre 1993, ma mica è l'unico. Infatti sono nati nello stesso giorno anche Bojan Cecaric, calciatore serbo, Ala Haigero, calciatore nigeriano, Cardo Piscitelli, calciatore italiano, e Masato Yuzawa, calciatore giapponese. Fujimoto però ha deciso di non fare il calciatore, ma di scrivere Chainsaw Man, uno dei manga del momento. Apprezzato da molti e sicuramente anche per me è un ottimo titolo. Certo, anche la storia non è male, ma il titolo è bellissimo. La saga dell'Uomo Sega parla di Denji, che dopo essersi fuso con il diavolo Motosega, che sembra un po' Cheetah, no, non è vero, sembra più Nemo con una sega in fronte, diventerà un ibrido, come la macchina, ma nello specifico sarà un essere metà uomo e metà Motosega. Quindi non è proprio una sega, è più una mezza sega. Che poi una motosega è già un ibrido tra una moto e una sega. E anche Fujimoto stesso forse è un ibrido tra una moto e il Fuji. Vabbè, nonostante questo suo status, si capirà ben presto che il nostro protagonista è uno dei diavoli più forti e temuti di tutti. Infatti, nel mondo di Chainsaw Man, i diavoli sono tanto forti, tanto ciò che rappresentano incute timore. In pratica, se fai stra paura, sei straforte. Boh. Vabbè, ora, ok che con una sega non ti ci laveresti i denti, o non lo useresti come violino. Ma fa veramente più paura di bombe, pistole o di farsi video inquadrandosi la faccia? Ebbene sì, questo è il primo video di MERDA dove parlo guardando la camera. Che poi guardandola è una bella camera! No vabbè, intendevo in primo piano, anche se qua in realtà siamo all'ultimo piano. Quindi per me questo è un video un po' più difficile del solito. E proprio per superare questa mia paura, diciamo, umana, ho deciso di accompagnarmi dalla più grande paura dei demoni, il ruggito della motosega. Senta, il rumore era proprio quello, eh! Mi sarebbe piaciuto molto fare il video con lui, ma purtroppo dobbiamo accontentarci di una vera motosega! Mi raccomando, se per caso siete a casa da soli con una motosega, non giocateci. E soprattutto, perché siete a casa da soli con una motosega? Ok, torniamo a noi. Chainsaw Man fa paura ai diavoli perché quelli uccisi da lui e anche le paure che rappresentano non solo smettono di esistere, ma non sono mai esistite. Ad esempio, uno di questi è il diavolo Olocausto. Quindi, essendo stato ucciso da Chainsaw Man, in questo mondo, per la maggior parte dei personaggi, l'Olocausto non è mai esistito, cosa che per noi sarebbe impensabile. Appena l'ho comprato, l'ho letto subito, così, su due piedi. Ci ho provato anche su due mani, ma se non siete abituati è un po' difficile. Se no, seduti. Seduti va benissimo. Magari non sul divano. Se non la capite. Ok, andiamo alla solita postazione per dare un'occhiata al volume. Amo le motoseghe, e fin qua, ok. Comunque non fanno paura neanche a Fujimoto, evidentemente. Dall'indice mi è sembrato subito un ottimo fumetto e ne ho avuto subito conferma anche dalle altre dita. Viene poi specificato che si tratta di un'opera di fantasia. Chi l'avrebbe mai detto? Quindi se per caso avete l'abitudine di fondervi con diavoli e farvi uscire motoseghe dalla fronte, non si sta parlando di voi. Andando avanti, nonostante i disegni non mi piacessero, ma solo perché sono brutti, la storia mi ha fin da subito tenuto incollato alle pagine. Che è un po' scomodo, porca. Per fortuna era il Discovery Edition, che costa 1 euro. Ma terminata la lettura, ho deciso di comprarmi il cofanetto, come la macchina. Però
però più piccola. Si trova sia completo di tutti i primi 11 volumi o volendo anche soltanto con il numero 11, se i primi 10 numeri non dovessero interessarvi. Io però vi consiglio di leggerli tutti, che poi non capite molto e vi trovate con sto cofanetto vuoto che boh, ci potete mettere dentro una piantina o una piantina o una vostra foto. Uffa, ho detto che non siete voi censomen. Comunque, se lo comprate sarete subito in pari con la prima saga, anche se i volumi sono dispari. Ma appunto, se come me avete due numeri 1, siete in pari. Ecco il senso delle variant. Proseguendo con la lettura troveremo diverse cose interessanti, non molte, ma diverse, e vari personaggi ne combineranno veramente di tutti i colori. Peccato che il fumetto sia in bianco e nero e quindi non si vedono, però resta il fatto che sulla carta è un ottimo manga. E io li ho tutti di carta, quindi ottimo manga. Nel mondo di Chainsaw Man abbiamo i diavoli, gli ibridi, cioè i diavoli che hanno preso possesso di un cadavere come accade a Denji, e i Majin, che sono più o meno la stessa cosa, ma in questo caso la personalità resta quella del diavolo, mentre Denji purtroppo ha tenuto la sua. Panini inoltre ci spiega che Majin è composto da Ma, magia diavolo, e Jin, persona, essere umano, con cui hanno creato questo neologismo. In effetti nessuno aveva mai usato questa parola prima. Aspetta che però ho un po' sete. Ma chi è questo? Boh. Un esempio di Majin è Power, quella che forse sarà l'unica vera amica di Denji. E già dal principio avranno un rapporto molto intenso e diciamo che si creerà una tensione quasi palpabile. Ma andiamo alla ciccia. Di cosa parla veramente Chainsaw Man? Ora, ok che non parla di voi, ma qual è il senso di questa storia? Uomini demone che combattono altri demoni ne avevamo già. Allora cosa ha Chainsaw Man che lo fa sembrare così originale? Scopriamolo. Denji ci sembra un po' stupido, un po' perché lo è, ma anche perché il suo unico obiettivo sono potersi fare il bagno, mangiare bene e stare vicino a una donna dalla bella faccia. Durante la storia succederanno un sacco di cose che lo vedranno coinvolto a livello politico internazionale, ma lui non se ne renderà praticamente conto. Molte volte mi sono accorto di non capire esattamente cosa stesse succedendo, ma mi sono consolato pensando che comunque stavo capendo molto più di Denji. L'opera quindi va bene un po' per tutti, sia per chi vuole addentrarsi nei misteri e nei complotti più nascosti dell'opera, sia per chi vuole divertirsi con combattimenti o scene demenziali. Il pubblico di Chainsaw Man quindi è un po' Denji e un po' Makima. Ma chi è veramente quello intelligente? Chi trova soddisfazione solo sacrificando tutto e tutti, rovinando la vita a milioni di persone? Non bastava farsi un bagno? Mano a mano che andiamo avanti nella storia, Fujimoto sembra quasi contraddirsi nelle spiegazioni del mondo che ha creato, che spesso sembrano non avere un senso, quasi a prendersi gioco degli intelligenti che stanno lì a studiare le sue teorie. Le situazioni che sembravano portare a battaglie epiche si risolvono in poche pagine. Ancora una volta, chi sono veramente gli intelligenti? È tutto scritto nel primo volume. Fujimoto ama le motoseghe e ce lo sta mostrando. Il diavolo motosega, nonostante sia il più temuto di tutti, vabbè, interessava solo essere abbracciato. Vieni qua, pocita. E a noi cosa interessa? È veramente così importante capire la complessità della storia quando quello che stiamo leggendo ci sta facendo divertire e ci appassiona? No, vabbè, bellissimo. Ma perché? A voi la risposta. Secondo me la profondità di quest'opera sta proprio nella sua superficialità, e la sua superficialità ne è proprio il lato più profondo. Ha senso? Probabilmente no, ma questo è un video di MERDA e anch'io, come diciamo il collega Fujimoto, cerco di trasmettervi quello che piace a me, sperando possa farvi un po' ridere e un po' pensare, o almeno iscrivervi al canale. Grazie. Tornando al racconto, molti non sanno che è ispirato ad una storia vera, ma per motivi di privacy tutti i fatti raccontati sono stati completamente inventati, così come i nomi dei personaggi, che poi li hanno fatto un po' alla romana: Erbomba, Ermotosega, Erpistola, o come dicono in Spagna, Ermano. Che poi è fortissimo il pistola, che può sparare dritto al cuore nel raggio di un chilometro a chiunque sia nato a gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre. Che fama, che fama, che bella, che la gara, che fama, makes my body dance for you. Per finire vorrei dire che Chainsaw Man è un manga che un po' cita altre storie. A chi non verrebbe in mente Devilman di Gonagai o Naruto di Kishi? Beh, non serve neanche dirlo. Ma chi mai avrebbe predetto questo successo? Chi garantisce la riuscita di un'opera? Io credo che nemmeno Fujimoto si rese conto di trovarsi co-beni tanto preziosi tra le mani. Certo, può piacere a chi più e chi i meno, ma io ruberei per avere il suo talento, perché qua nessuno n'aiuta. Quindi non so in quanti di voi non conoscono questa storia, ma fossi al vostro posto, io ci darei una letta.
Ok, il video è finito. Se vi va, vi chiedo di lasciare un like e anche un commento per farmi sapere se vi è piaciuto guardare sia il video e questa volta anche la mia faccia, o se solo le mani erano già sufficienti. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, così magari arriviamo a questi 1000 like e la mia vita cambierà completamente. Mi raccomando, attivate le campane e seguitemi anche su Instagram e TikTok. E come al solito vi chiedo di non seguirmi per strada, in bagno e nei luoghi di intimità personale. Alla prossima, ciao! Soul. I wanna feel a breath.